penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mass. Calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. Siamo nei box con Christian Pocobello, che sembra abbastanza soddisfatto dei round che ha fatto finora di questa edizione di Moto Estate, vero Christian? Sì, sono molto soddisfatto, soprattutto in questa pista che non me lo spiego, ma sto andando più forte del solito, quindi niente, oggi proviamo a stare davanti. Siamo tutti abbastanza vicini, quindi è tosta, però ci proviamo. Che poi tra l'altro mi sembra essere una pista abbastanza discussa, mi sembra di capire, giusto? Sì, ma è anche una pista, io la trovo anche molto tecnica, molto difficile, infatti non sono mai andato forte qua, però oggi proviamo a far bene. Con Michele Grotti al quarto round di Moto Estate, il terzo round per lui, non essendo stato presente alla scorsa gara, sembrano ottimi direi i risultati raggiunti finora da Michele, giusto? Sì, giusto, ci siamo divertiti tanto, siamo riusciti a fare due podi, abbiamo finito due gare, le prime due gare in seconda posizione e adesso come sempre cerchiamo di dare il massimo anche qui a Cervesina, anche se la pista insomma non è che ci piace poi tanto, però vabbè dai, cerchiamo di tirar fuori il meglio possibile, ecco. Siamo nei box con Walter Bruno, simpatia, tanta simpatia da parte di Walter. A parte questo, Walter, sensazioni dopo i primi giri di prova su questa pista? Ma bene, meglio di Cremona sicuramente. Cremona si è andati un po' maluccio rispetto ai nostri standard. Qua invece mi piace un po' di più la pista, sono un po' più a posto con la moto. Soprattutto di là non siamo riusciti ad andare a provare prima. Stamattina non è andata malissimo. Adesso vediamo in cronometrate con le gomme nuove se riusciamo a spuntare un tempo migliore del solito. Comunque mi piace questa pista, quindi sono abbastanza fiducioso. Lo vediamo carico, ma del resto come sempre. Grande, grande, grande. Ci vediamo dopo la gara, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Sì, buongiorno, eccoci qua al Tazio Nuvolari di Cervesina. Siamo qua pronti per la gara che sarà oggi alle 14:20 circa e abbiamo qua uno dei protagonisti per giunta del territorio, diciamo, possiamo dire, Marco Bisio, che qua ci racconta un po' com'è andata. Beh, diciamo che come inizio poteva andare meglio, però diciamo che la speranza è l'ultima a morire, speriamo di migliorare un po', e sicuramente miglioreremo un po', via, anche cambiando la moto e tanti vari motivi, setting, gomme, compagnia bella, non siamo andati troppo veloci, ecco. Bene, perché tu poi oltretutto so che è una moto che ti è stata data dal nostro alto tesserato del motoclub che fa gare del mondiale, che salutiamo e gli auguriamo un bocca al lupo di guarigione, e il nostro Giovanni Baggi, ciao Giovanni, quando ci vediamo? Così. Allora auguri, perché ha avuto un brutto incidente, diciamo una brutta frattura durante la gara del mondiale Endurance, e lo salutiamo insomma per un buon ritorno, grazie per ora. Eccoci qua, buongiorno, con Luca Figerò, un evergreen del nostro campionato regionale velocità, chiediamogli come va qui nella pista più vicina a lui, penso. Ma sì, assolutamente, la pista più vicina, infatti sono solo 2 ore da casa mia, quindi sono molto contento. E la pista mi è sempre piaciuta un sacco, mi trovo bene, ho un bel feeling con la pista. Finalmente sono ritornato a girare sui tempi che mi confanno e quindi sono molto soddisfatto di come è andata soprattutto ieri la Q1, con un buon tempo registrato e speriamo bene per la gara. Oggi stamattina ho provato diversi setting, sono andati un po' peggio, però il feeling è buono, quindi poi in gara c'è da tirare i dadi e vedere come va. Bene, allora in bocca al lupo Luca per la gara e saluti a tutti. Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie. Sì, buongiorno, eccoci qua con altri due piloti, uno un evergreen del nostro campionato, un altro presentati per cortesia. Gabriele Romeo, Motorbike Italia,
Ok Gabriele, questa è la gara di casa, raccontaci perché. Beh, noi siamo sempre qua ormai, abitando qui a 10 km, cerchiamo di dare il massimo, è andata bene, un buon giro, vediamo di fare, di finirla e finirla bene soprattutto. Sì, perché Motorbike Italia è una concessionaria di moto, correggimi se sbaglio, che fa molta attività soprattutto in questa zona, ma per tutta Italia, e tu hai collaborazioni con molti circuiti, vero? Sì, Cremona, qui logicamente, e Mugello, questi sono i nostri circuiti principali. Perfetto, quindi al Mugello sarà avvantaggiato anche lui, perché la prossima gara, ricordiamo, del CRV sarà Mugello ad agosto, e quindi vedremo insomma anche l'assistenza di Motorbike Italia se per il Mugello sarà vantaggiosa. Cosa dire, in bocca al lupo ancora per la gara per te Gabriele. Crepi. E passiamo adesso ad Alessandro Piovani. Ciao ragazzi, ciao a tutti, penso che vi conosciate, da un po' di anni che corro nel CRV, questo campionato, stupendo, e adesso siamo messi abbastanza bene, dobbiamo migliorare un po' il setting della moto che stamattina mi ha fatto un po' tribolare, però ci diamo gas a martello, dai. Bene Ale, allora gas a martello, hai qua, hai sempre il tuo papà e i tuoi genitori che sono dei fans scatenati. Ieri sera com'è andata? Ieri sera bene, bella serata, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo divertiti, compagnia ottima, e il mondo delle moto è bello anche per quello, il paddock con la sera è una figata. Bene, grazie Alessandro. Passiamo subito diretti a un altro protagonista del CRV quest'anno, Alejandro Gomez, passo di fianco alla nostra Elena, scusatemi. Ciao 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 a tutti, sono Alejandro della squadra Nova Race Pro Race ed Elettro Gomez Service. Ok, com'è andata? Ieri è andata bene, faceva una bella temperatura, siamo riusciti a fare un giro, diciamo, quello che aspettavano più o meno. E stamattina abbiamo visto che il nostro rivale qua, Romeo, che ha fatto un bel tempo anche lui, quindi sarà difficile, ma ci proveremo. Bene, allora in bocca al lupo ancora, ringraziamo sempre anche Nova Race, abbiamo parlato della concessionaria di casa qua, e qua è uno scontro anche tra concessionari, quindi in questo caso anche la Nova Race con Massimo Gioielli che schiera per questa gara due piloti ma ne ha quattro permanenti, quindi salutiamo anche la Nova Race. Sì certo, un saluto e un ringraziamento sempre a Massimo, a Stefano, a tutti i ragazzi che sono intorno a noi sempre con le gare e sempre anche in officina da lunedì a venerdì quando si lavora. Eccoci qua, abbiamo una nuova wild card che mi ha raccontato velocemente la sua partenza, poi un contatto tramite un amico, Carlo Benatti, che mi ha detto guarda che questa persona ha voglia di correre ed è anche bravo, e quindi eccolo qua a provare l'emozione di Cervesina con in assetto di gara. Presentati pure. Ciao, sono Fumero Daniele e sono qua alla prima esperienza del CRV e mi sto divertendo e niente, speriamo che vada bene in gara. Bene, lui corre con una moto particolare, raccontaci che scelta hai definito per poter correre. Eh beh, io ho un Suzuki 7,5 del 2008, un po' vecchio, però sono qua per divertirmi, vada come vada. Tutto pronto ai nastri di partenza per il quarto round in quel di Cervesina della CRV, il circuito, il Tazio Nuvolari, 2805 metri di percorrenza e la pole position che è andata a Gabriele Romeo, che ha chiuso il suo tempo, il suo best lap in 1:23:161, tempone da battere, molto interessante da parte del capofila per quanto riguarda la CRV, proprio Gabriele Romeo al suo fianco, super Alessandro Trucco, che riesce a piazzare, a stampare un 1:23:416 a meno di tre decimi da Romeo. A chiudere la prima fila Luca Figero, 1:23:522, poco meno di quattro decimi da Romeo, poco meno di un decimo da Trucco, molto vicina tutta la prima fila, pronta a darsi battaglia fino alla fine della gara. Ad aprire la seconda fila Alejandro Gomez Papili, 1:23:703, un altro pilota vicinissimo, parte con la sua numero 54, Gomez, che ha
imperversato nel primo appuntamento per quanto concerne la CRV, ha chiuso a praticamente 5 decimi dal polmen ed è pronto anche lui ad insidiare, un po' come al suo fianco Alessandro Piovani, 1.23.758, pochissimi millesimi di distacco da parte di Piovani rispetto a Gomez, una manciata di decimi da Figero, una manciata di decimi da Romeo. Sembra che questi 5 piloti possano davvero darsele, dirsele di santa ragione per quanto concerne la vittoria finale. Al loro fianco Omar Bossotto, 1.24.071, il primo a scendere, o meglio a salire, sul muro del 24, e la situazione per lui è decisamente differente. Apre la terza fila Marco Bisio, 1.24.333, non tanto lontano da Bossotto, probabilmente è come se ci fosse una gara per la sesta piazza e potrebbero essere proprio Bossotto e Bisio ad indugiare su tutto ciò. Bisio è a poco meno di 2 decimi da Bossotto e anche lui sarà pronto, o perlomeno proverà a dare del filo da torcere. Al suo fianco in terza fila c'è Luca Rolando, 1.24.813. A chiudere la terza fila Salvatore Romano, 1.25.018, il primo a salire sul muro del 25. Ci allontaniamo decisamente ad esempio dalla sesta piazza detenuta da Bossotto a 1 secondo, e arriviamo quasi a 2 secondi di stacco tra Romano e Romeo. Quarta fila che si apre con Michele Grotti, 1.25.209 per lui, un buon tempo per Michele che proverà da questo punto di vista, non essendo così lontano da Rolando, neanche tanto da Bisio, neanche 1 secondo, a provare il grip, la performance corretta ed esatta per cercare di rimontare, scalare posizioni. Al suo fianco Nicola Sani, 1.25.652, ci allontaniamo decisamente 4 decimi da Grotti, e a chiudere la quarta fila c'è Filippo Ferri, 1.25.808 per il numero 19. Apre la quinta fila Christian Pocobello, 1.25.874, praticamente 70 millesimi da Ferri, tra tutti quanti gli 1.25. Pocobello si allontana perché è col tempo più alto, ma potrebbe cercare di rinvenire soprattutto su Romano e perché no anche su Rolando. Al suo fianco Walter Bruno con la sua moto numero 26, il primo a salire sul muro del 26, 1.26.254 per Bruno, che anche qui in qualche maniera cercherà di rimanere a contatto per le posizioni di media classifica. E al suo fianco Simone Ierardi, 1.26.912, qui ci allontaniamo dai primi della classe con diversi secondi di distacco rispetto al polmen e a chi lo avvicina. E poi Luca Caldari, 1.26.950, in sedicesima posizione, ad aprire la sesta fila. Al suo fianco Daniele Fumero, 1.27.880, un tempo interessante per Daniele Fumero, che però si allontana anche dalla metà classifica. Dovrà cercare di fare una gara sicuramente d'attacco per provare a contenere anche magari il ritorno dell'ultimo della classe, che è Thomas Quattrini, 1.28.656. A questo punto linea alle ragazze per la classica intervista pre-gara e poi siamo pronti, la CRV incombe. Ciao Gabriele. Ciao. Stamattina è andata alla grande, l'obiettivo è ripetersi? Sicuramente, speriamo di non soffrire il caldo. In bocca al lupo. Stesse cose, grazie. Perfetto. Prevedi qualche difficoltà particolare per oggi? Speriamo almeno riuscire a farsi indietro a Romeo, che sta andando fortissimo, e poi provarci dopo metà gara a vedere come fa. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Oggi partenza razzo e sempre gas. Gas a martello sempre. Sempre, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo, grazie mille. Ma abbiamo delle buone opportunità per recuperare. Il sole e tanta voglia di correre. Perciò. Perfetto, alla grande. Alla grande, sì, esatto. Full gas. Full gas, grazie. In bocca al lupo. Ciao Luca. Ciao. L'obiettivo è ripetersi oggi? Sì, 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 devo confermare un attimino quello che ho fatto ieri in qualifica e migliorarmi se possibile. In bocca al lupo. Ben ritrovati in quel di Cervesina, siamo carichi e pronti per commentare la super gara della CRV. Qui a mio fianco Nicola Rosso. Ciao a tutti ragazzi, sarà una bella visione. È uno spettacolo, c'è Nicolò qui al mio fianco, dopo parleremo un po' con lui, indugeremo la griglia. Intanto Romeo Trucco Figero in prima fila, seconda fila Gomez, Piovani Bossotto, Bisio Rolando Romano, Grotti Sani Ferri, Pocobello Bruno Ierardi, Caldari Fumero Quattrini. C'è ancora la bandiera rossa, Nico, sei qui al mio fianco, pronto a commentare, a vedere i tuoi compagni sgasare per quanto riguarda la CRV, un campionato che sta continuando ad avere sempre un buon traino
Maino, quel di Cervesina, appuntamento ostico. Dopo ti chiederò due informazioni sul circuito, 10 giri. Non ti voglio chiedere un pronostico, ma che gara ti aspetti? Ma sicuramente sarà una gara molto combattuta, ho visto i piloti molto ben agguerriti. Eccoli lì! Vicini, e sono partiti anche bene, per cui... Mamma mia, guarda lì che partenza! Larghi! Mi sembra partito bene da questo punto di vista. Davanti vedevo Gomez con un buonissimo spunto dalla quarta piazza. E sì, è proprio Gomez con la sua carena numero 54, Nico. Grande spunto dal quarto al primo posto, Gomez. Poi dietro si stanno un po' andando a incastonare un po' tutti quanti gli altri piloti. Ti chiedo, Cervesina, circuito diverso da tutti gli altri? È un circuito molto più guidato del solito, dove ci sono diversi punti dove puoi fare tanta differenza cambiando anche di poco la linea. Quindi è una pista molto impegnativa per la resa del tempo sul giro. E Romeo è subito all'inseguimento, dai, il Pullman Romeo, 1.23.161, Nico aveva strappato 1.23.4, Trucco, Figero 1.23.6, ma erano tutti attaccati, 23.7 Gomez, 23.7 Piovani, 24.071 Bossotto. Qui farà la differenza la tenuta da gara. Esatto, per quello che dicevo prima, che ci sarebbe stata una bella gara, proprio perché i tempi sono molto vicini delle qualifiche. Si è formato un quartetto cedra però, caro mio Nicolò, perché vedo che davanti i primi quattro stanno provando a scappare. Adesso abbiamo il primo raffronto anche dal punto di vista visivo con i nomi, ma abbiamo visto che Gomez è davanti, Romeo, Bossotto, Figero, e già mi sembra che dirò occhio, infilato Romeo da Bossotto, vediamo se va largo. No, Bossotto tiene la posizione, va in seconda, si è formato forse più un trio, mi sembra che Figero si sia un po' staccato. È un po' staccato, sì. Speriamo che riesca a tenere il ritmo, perché ha già un girato molto simile nelle prove, per cui sarebbe un peccato che si distaccasse per la gara. Gomez, Romeo, Bossotto, Figero, Trucco, Piovani, Bisio, Pocobello, Bruno, Grotti, Rolando, Romano, Gherardi, Sani, Ferri, Caldari, Quattrini, i 17 piloti che si stanno contendendo la vittoria finale in CRV al meglio dei 10 giri. Piovani intanto in sesta posizione, partiva dalla quinta. Occhio, perché Piovani è un altro di quei piloti che fa tanto bene magari a cammino in corsa. Allora ti chiedo, Nico, qualcuno magari non è che si sta tenendo per dare poi la sgasata negli ultimi 5 giri? Può essere, sicuramente il meteo non è amico. No, faceva un caldo pazzesco, te lo posso garantire, Nico. Esatto, quindi magari molti dei piloti si tengono per gli ultimi giri per dare il 100% delle proprie energie. E probabilmente c'è anche questa situazione che dovremmo andare a verificare. Poi mi sembra che il degrado delle gomme non possa essere chissà quale problema. E allora iniziamo a dare qualche raffronto cronometrico, Nico, mentre stanno entrando nel terzo giro Gomez e Romeo Bossotto. Gomez ha fatto il secondo in 23.4, Bossotto 23.6, Romeo 23.8. Quindi Romeo si sta un po' staccando, Bossotto lo aveva scavalcato, è stato controscavalcato. Occhio, perché sta iniziando a rinvenire anche Figero e Piovani, segno che non vogliono far scappare gli altri. Poi ti chiedo, domanda importante, qualcuno interpreta delle curve tipo la 4 qui in una maniera incredibile e totalmente diversa tra di loro? Fa molta differenza da come sicuramente il motore, soprattutto se è un 600 o un 1000 cambia la traiettoria in uscita, e per cui poi bisogna vedere come la interpreti. Quella è una curva che potevi fare in qualche modo diverso ed essere comunque veloce, per cui dipende come ognuno si trova al meglio. Sta provando Figero con Piovani, soprattutto Figero, Piovani a inseguirlo, andare a prendere gli altri davanti. Mi sembra che Piovani in questo momento ne possa avere più di Figero, sta provando a scavalcarlo anche nel più breve tempo possibile per provare a gettarsi all'inseguimento di Gomez, di Romeo, di Bossotto, che in questo momento comandano la classifica generale. Siamo al terzo giro, poi bisognerà anche mettersi carta a mano e fare un po' i calcoli, ma quello ci deve essere Alessandro Di Gregorio, che è un po' l'organizzatore di tutto. Gomez, Bossotto ha scavalcato Romeo, occhio a Bossotto perché si sta lanciando all'inseguimento Piovani, attenzione in rettilineo, passa Figero, Piovani sì, lo ha passato, eccolo qui Piovani, l'avevamo chiamato, l'avevamo invocato, Ale, stava volando Piovani, ci sembrava che aveva un passo migliore di Figero. Occhio però, perché davanti si è formato il duo Gomez, Bossotto, Romeo mi sembra in difficoltà.
Sì, sta perdendo un pochettino, bisogna vedere. Guarda, te lo dico subito, Romeo ha fatto 24-3, Nico 23-2 Bossotto, 23-6 Piovani ad esempio, 23-5 Gomez, 24-3 Figero. Stanno mollando Figero e Romeo. Può essere magari derivato da un errore, bisogna vedere magari. Esatto, loro dobbiamo anche capire se adesso i prossimi raffronti diventano importanti. Molto importante vedere il passo gara, perché un giro uscito male ci può stare. Se poi diventano due diventa un problema. Se poi diventano due o tre comincia a diventare un grosso problema. Ferri intanto alle spalle di Gherardi sta provando l'assalto. Ferri a Gherardi con Bruno davanti. Stavo detto assalto, penso anche spesso alla scherma, stiamo vedendo tutte le Olimpiadi, quindi ho detto l'assalto, ma Ferri non ci vuole stare, vuole provare a sopravanzare i rispettivi compagni. Intanto dobbiamo vedere anche slow motion, bellissimo, questo è Gomez che ha avuto uno spunto clamoroso, Nico. Ha fatto una grandissima partenza e una buona partenza ti fa... Ti dà tanto. Diciamo sì, metà gara la fai con la partenza, per cui... Se parti male stessa cosa, eh! Se parti male stessa cosa, esatto. Infatti la bravura del pilota è anche dovuta alla partenza. Questo è Filippo Ferri, l'abbiamo visto adesso, inquadrato in lotta per il 12° posto. Stiamo vedendo qualche slow motion da parte di diversi piloti. Questo è Marco Bisio, che sta provando anche lui a rimanere in quella terra di galleggiamento a metà classifica, cosa che gli sta anche riuscendo abbastanza bene, che gli era riuscita anche in qualifica. Anche perché in qualifica il distacco tra Bisio 24-3 e Romeo 23-1 mica era così tanto, Nico. No, esatto, sono tre file. Cioè, ragazzi, qui sono distaccati di una manciata di secondi dal primo all'ultimo, ci sono 5 secondi. Di solito in altre categorie ci sono 15 secondi di distacco. Questo è un segno che ci sono tutti quanti. Esatto, esatto. Infatti la gara ci lascerà col fiato sul collo per capire fino alla fine la commenteremo, no. E secondo me ci darà da divertirci, caro mio Nicola Rosso. Ma questa pista era a te congeniale? Ti piace Cervesina? A me piaceva, sì, quando avevo corso mi piaceva molto, anche perché essendo molto tecnica permette di fare molta differenza con... Piovani! Nico, scusami, Piovani svernicia totalmente Romeo, ma ha avuto un ingresso clamoroso Alessandro Piovani, e occhio perché è arrivato in terza posizione. Intanto dietro Fumero, su Quattrini va largo, vediamo se riesce a rientrare interno. No, non prende la posizione, vediamo l'incrocio di tra le linee, non c'è. Occhio perché Piovani inizia a incutere terrore a tutti. Piovani 22-6, Ale, occhio perché ha abbassato drasticamente totalmente i tempi Piovani e si sta lanciando all'inseguimento dei due davanti, Gomez, Bossotto. Ale, Piovani ha fatto 22-6, Gomez ha fatto 23-4, gli ha mangiato 8 decimi, 23-6 Bossotto, un secondo, e Romeo 24-1, un secondo e mezzo. Sta letteralmente Piovani sta letteralmente divorando la pista, vuole andare nel seguito di quei due là davanti. È stato molto bravo, si deve probabilmente trovare molto bene con la pista e con il tempo, perché ha girato ben più forte di quanto fatto in qualifica. Tantissimo più forte, ma stanno girando tutti più forte della qualifica, tra l'altro, Nico. Esatto. Conosci personalmente qualcuno di questi piloti? Beh, certo, Piovani lo conosco molto bene perché siamo della stessa zona, diciamo. Ah, quindi non lo vuole dire, ma lo dice, magari patteggia un po' per Piovani, ma non lo ha detto lui, l'ho detto io. Anche conosco anche Gomez, conosco diverse persone che conosco, Figero. Guardalo lì, Ale, Piovani ha preso i primi due. Piovani, Ale, 1-22 200, Nico 1-22-245. Sono io che mi sono andato nel pallone perché ho letto Alessandro Piovani, Alejandro Gomez, ho detto Ale. E invece Nico, ma 22-2, ma che sta facendo Piovani? Ha corso un secondo e sette più veloce di Gomez, li ha presi. Ale li ha presi. E ancora lo sto Ale. Buonanotte, Nico. Fa niente, l'importante è la concentrazione della gara. Ma Nico sta facendo una gara devastante, Piovani. Molto bravo, molto bravo. Occhio! E addirittura tenta di passare in posti. Lì non si potrebbe passare, tra l'altro. Ci sono dei luoghi, ci sono dei posti dove è difficile, dove è quasi impossibile. Però la magia di questo circuito di Cervesina ci sta regalando tutto questo, Nico. Siamo al sesto giro, siamo all'interno del sesto giro. Tra poco verrà ultimato Piovani all'inseguimento di Bossotto. Adesso si è messo alle spalle. Nico, adesso sta provando a fare la voce grossa. Probabilmente adesso si abbassano, cioè meglio, si alzano i tempi perché dovrà studiare il sorpasso e magari
che ne so, Bossotto magari gli può anche far da tappo, domanda. Ma sembra dalle immagini, perché si è avvicinato in maniera molto veloce, per cui solo la gara ci darà una risposta. Sicuramente adesso... E tra l'altro sta facendo, Nikos, non so se guardi, Gomez ha allungato un pochino. Gomez sembra che ha allungato un pochino. Eh sì, ha qualche... Qualcosina lo ha preso Gomez. Gomez che è andato 23-2, Piovani è andato 23-6. Vuol dire che il non sorpasso su Bossotto gli sta un po' costando, ma sono tutti lì. Piovani, mamma mia, è andato esterno. Poi guarda qua come la interpretano tutti diversi la curva. Occhio perché è andato largo Bossotto. Rientra Piovani. Bellissima gara, Nico, bellissima. Figero e Romeo mi sembra non averne più per rientrare. Sembra anche dei tempi che siano leggermente più lenti, probabilmente 24,8 Romeo, mamma che impennatina da parte di Piovani. Esatto, ha fatto una traiettoria un po' diversa. Fumero intanto, Nico alle spalle di Quattrini, ci sta provando dall'inizio della gara. Gran sorpasso qua su una mini chicane, è riuscito a infilare Quattrini che gli stava restituendo il colpo, e ancora Quattrini sta davanti a Fumero. Ma che vedi, anche la gara per le delle posizioni finali ti dà, l'avevo detto con te l'altra volta questo, Nicolò, è sempre una cosa bella. Esatto, la passione è sempre uguale sia dal primo che all'ultimo, quindi... Tu direi guarda che passione deve aver, esatto. Poco bello che si trova a decimo, non vede nessuno davanti e deve continuare comunque a spingere e forzare. Ti chiedo, è molto più difficile per un pilota correre nella situazione di poco bello rispetto a che Gomez, Bossotto e Piovani? Sì, quando non hai riferimenti è molto più difficile, ed è molto più facile anche fare un errore, quindi ecco. Devi essere molto bravo e molto attento. Eccoli lì, i magnifici tre si sono ricomposti, si sta andando a creare questo super dream team tra questi tre, con Piovani sempre col fiato sul collo a Bossotto, sta cercando in qualche maniera. Allora ti chiedo, Nico, non è che sta cercando anche di infastidirlo? Sì, dalla prima curva si vede. È vero? Esatto. Sembra avere qualcosa in più, ma sembra quasi come per dire: aspetto che magari sbaglio. Occhio a Figero che ha preso Romeo. Sono lì attaccati anche Figero e Romeo. Vediamo come finisce questo mismatch tra il quarto e il quinto. Esatto. Anche qua i tempi sul giro sono molto simili, per cui bisogna aspettare magari il punto della pista dove c'è una leggera frenata. Almeno si può fare la differenza. Ad esempio, questo poteva essere un punto ma hanno aspettato, probabilmente secondo l'ha passato. Ah, è Nico, l'ha passato Piovani, Alessandro Piovani ha passato Bossotto. Ci siamo persi in qualche maniera l'immagine, ma l'abbiamo ritrovata con Piovani davanti, con Piovani che adesso sta andando all'assalto totalissimo di Alejandro Gomez, anche perché Nico è l'ottavo giro, tra un po' il nono e poi c'è il decimo. Esatto, bisogna forzare, la gara ormai è quasi finita, per cui bisogna tirare al massimo, cercare di raccogliere più punti possibile. Anche perché è importante anche a livello poi di comparazione di classifica. Andiamo a rivedere qualche slow motion da parte di Cristian Pocobello. In questo caso dietro c'è Walter Bruno. Li vediamo scorrere un po' tutti quanti i piloti uno dietro l'altro. Abbiamo visto Salvatore Romano anche passare alle spalle un po'. Anche molto, molto carine anche per questi ragazzi, questa gratificazione, Nicolò, del potersi vedere, del potersi anche rivedere, perché anche no, studiare quello che è stato fatto in gara. A te è capitato spesso di andare a rivederti per capire gli errori, per poter andare a migliorarli? È quello che ti fa fare il salto passo di qualità. Esatto, passo in avanti, salto di qualità. Certo, vederti nelle immagini ti permette con la mente fredda di capire quali sono magari i movimenti, le posizioni del corpo da modificare per poter ottenere il massimo. Assolutamente, questo qui è Gabriele Romeo, un'immagine di tempo fa. Piovani è davanti, Nico, è passato Piovani. Occhio perché Romeo prova a tornare, ma scusa Romeo, ho sbagliato, Piovani davanti, Gomez dietro, Bossotto, stavo guardando con la coda dell'occhio, dietro Romeo con Figero, se avevano mantenuto le posizioni, Piovani sta provando a scappare, mamma come è andato largo! È arrivato un po' lungo. Mamma mia, Romeo ha provato a infilarlo, quello che interessa evidentemente ad Alessandro Piovani è aver scavalcato Gomez, 23-7 Nico. Questa tornata 24-2 Gomez, mi sembra che Bossotto abbia mollato un po', Nico, non ne abbia più Bossotto, magari ne ha di più Piovani,
Questo mi sembra che sia scontatissimo. Da inizio la gara ha fatto una rimonta clamorosa. Ancora largo Piovani, Nico Gomez prova a rinfilarlo, non ci riesce. Mi sembra che se le possano dire fino alla fine della gara, eh? Esatto. Perché Piovani sta forzando tantissimo e in qualche punto della pista commette qualche sbavatura, però poi riesce a rientrare sempre. E qui siamo tornati su Fumero e Quattrini. Queste se le sono date dall'inizio della gara, mantengono inalterate le loro posizioni con Quattrini davanti e Fumero dietro. Bella questa inquadratura da parte di Michele Grotti, che si trova in ottava posizione, scavalcato da Rolando. Mamma mia, vicinissimi alla collisione i due. Esatto, devono stare attenti perché rischiano di rovinarsi una gara di ben 10 giri con... Esatto, già il nono giro sarebbe veramente un peccato, Nico. Esatto. Passano per il final lap Piovani, Gomez, Bossotto, con Piovani decisamente più avanti. Fumero passa Quattrini finalmente, dopo una miriade di tentativi ci è riuscito, Nico. Non è vero, non ci è riuscito, perché no. Quattrini lo ha ribassato. Ma andiamo live con Piovani, Gomez, Bossotto. Sembra che si sono cristallizzate le posizioni. Piovani ha preso un bel gap, Nico, È abbastanza... Adesso sì, Gomez mi sembra che abbia mollato il colpo. Esatto, e ha preso abbastanza gap per evitare... Bossotto sembra che stia andando pianissimo, forse perché sta facendo dei calcoli nella sua testa, anche poi per in funzione del campionato, perché diventa importante a questo punto, Nico. Sì, esatto, a volte quando la gara è alla fine e praticamente non puoi più fare niente, stai ben attento e magari consolidi la posizione che hai, che comunque è un terzo posto, Nico, non è che sta parlando del dodicesimo, quindicesimo, ventisesimo posto. Prendi dei bei punti evitando magari di cadere e rovinare la gara, quindi sono tattiche che spesso vengono usate. Super Alessandro Piovani, Nico, on fire, partiva dalla quinta posizione, vuol dire che si è tenuto tantissimo dalla qualifica alla gara, ha stampato un 22-2, tempone sul giro. Intanto andiamo con Marco Bisio, che sta continuando a girare per la settima posizione, le vede lontanissimo, Trucco & Co, Piovani, alle ultime curve, con dietro Gomez, c'è anche Bossotto, sta per stampare una vittoria importantissima, Alessandro Piovani, vediamo Gomez, davanti Piovani, va a vincere Alessandro Piovani, straordinaria gara, chiuso in 23-6 l'ultimo giro. Gomez secondo, si accontenta, contentissimo Piovani, felice anche Gomez col suo 24-7 finale. 25-7 Bossotto, ha detto ho mollato le redini, voglio tenere la posizione. Romeo Figero, Trucco, che bella gara, Nico. Molto bella, dove diversi piloti hanno dimostrato di poter andare anche ben più forte in gara di quanto fatti in qualifica, per cui... Gran bella gara, Nico, facciamo così, linea al podio post gara e poi ci rivediamo per una chiosa finale. Vince Piovani, secondo Gomez, terzo Bossotto, a tra poco. Al parco chiuso con Michele Grotti, com'è andata, Michele? È andata. No, dai, ci siamo divertiti, siamo rimasti in bagarre tutto il tempo io e Luca. E è stata una gara molto combattuta, mi sono divertito davvero tanto. Oggi però era la sua giornata e quindi complimenti anche a Luca e dai, ci vediamo al Mugello. Grazie a voi per l'emozione che ci date. Grazie Nilo, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. No, io non devo fare niente. La faccio io, ciao, è andata benissimo, ho fatto una grande gara ragazzi, ma guarda, così non vogliono parlare. Con poco bello, com'è andata? Poteva andare meglio, diciamo. Ero terzo, ma ho superato a 5 curve dalla fine. Però è dura, vanno tutti forte, quindi è tosta, raga. Più di così non ne avevo, quindi sono in pace con me stesso. Anche se non è andata come volevi, però ti vediamo soddisfatto lo stesso alla fine. Sì, alla fine è sempre divertente. Se arriva in casa interi, con tanto di moto, quello è già positivo. Però se si riesce a salire anche sul podio, sarebbe meglio. Sarà la prossima, grazie. Distrutto. Grazie, ciao ragazzi. Eccoci qua, post podio della CRV, il quarto appuntamento in quel di Cervesina, qui al mio fianco sempre Nicola Rosso. Ciao ragazzi. Nico, che bella gara, grande vittoria di Piovani, secondo Gomez, terzo Bossotto. Romeo, grande spunto all'inizio, poi a un certo punto è crollato totalmente. Gomez, ottimo anche lui in avvio, ha tenuto fino al nono giro, ma Piovani è stato incantevole. È stato molto bravo ed ero anche riuscito ad essere più veloce in gara che in qualifica, quindi vuol dire che magari ha fatto qualche modifica a suo favore pre-gara e bravo, molto molto bravo. Quindi abbiamo visto una super gara da parte in CRV, da parte di Piovani, che si aggiudica la tappa di Cervesina, secondo Gomez, terzo Bossotto, quarto Romeo, quinto Figero.
Grazie Nicola Rosso. Grazie a voi. Adesso si va in vacanza. Esatto. Bene o male che si va in vacanza e poi ultimo appuntamento a Cremona. A Cremona, esatto. Si va in vacanza sempre con le moto in testa, però. Sempre con le moto in testa. Ciao ragazzi, grazie Nicolò. Ciao, grazie.